Sono Mara Polloni, la coordinatrice del progetto Orbite, Nuove Traiettorie per l'Aggregazione Giovanile. Orbite è un progetto finanziato dalla Regione Marche, dal Dipartimento Servizio Civile Universale e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E vede un partenariato composto da una rete di associazioni del territorio regionale, Arci Ancona, Arci Senigallia, Casa delle Culture, Sineglossa e Nuova Ricerca Agenzia RES. L'obiettivo del progetto è quello di costituire la prima rete regionale di spazi rigenerati con finalità culturali. Sono Tommaso Sorichetti. Con Sineglossa lavoriamo sull'innovazione nel pubblico e nel privato attraverso gli strumenti e i meccanismi dell'arte. Sono Emanuela Capomagi e collaboro con l'Associazione Casa delle Culture di Ancona. Diciamo che questo progetto ci ha dato l'opportunità di lavorare e ragionare insieme e darci un po' un ritmo, acquisire una tempistica comune. Perché? Perché ci sono queste esperienze un po' frammentarie nel tessuto marchigiano e per noi è fondamentale che cominciamo a riconoscerci, a mapparci, a conoscerci anche, quindi a capire che cosa stiamo facendo, come lo stiamo facendo, condividere anche dei valori. Nella definizione delle variabili chiave che compongono la rete regionale di spazi rigenerati abbiamo scelto di coinvolgere la scuola open source con il suo innovativo format didattico, perché crediamo nella ricerca di soluzioni condivise a problemi complessi e siamo certi che insieme riusciremo a individuare identità, strumenti e processi della rete che ci serviranno per il futuro percorso di questa rete regionale. Sappiamo bene cosa vuol dire lavorare insieme e fare reti tra varie realtà. Abbiamo deciso di metterci in rete con altri spazi rigenerati delle Marche perché riconosciamo il valore che hanno questi nuovi centri culturali. Crediamo che un gran lavoro c'è da fare in Regione Marche perché siamo un po' agli albori di questi processi e farli insieme sicuramente può costituire un valore aggiunto, un plus. Al momento fanno parte della costituenda rete i 4 spazi gestiti dai nostri partner di progetto, ma auspichiamo che ci sia un Orbite 2.0 che vede questa rete ampliarsi su tutto il territorio regionale.